Avete deciso di utilizzare due piatti sulla stessa stampante per quale motivo? Perché questa in realtà può lavorare sia in modo indipendente, che sta facendo adesso. Ok. Il comando software è l'unica stampante e quindi fa un piatto per una stampante sia grande che due piccoli. Ho capito. Ma può anche spostarsi, cioè, senza tirar fuori il filo da parte, direttamente sull'altro filo magari colorare una parte? Sì, e quindi dopo quando lui lavora come unica, questa può essere utilizzata o come secondo filamento o per fresare come fa quell'altra, per rettificare come fa quell'altra o fa la duplica. C'è un bed leveling qui sulla, sulle due teste oppure no? Come? C'è un autolivellamento del, del, diciamo, del piatto? No, noi abbiamo un tassatore che si mette qui. Perché in realtà non è, il problema non è livellare il piatto, ma il problema è anche livellare le teste tra di loro. Beh sì. Esatto. Poi siccome noi possiamo utilizzare il filo sia da 1,75 che da 3 e diversi tipi di ugelli, quindi cambiando spesso l'ugello non ho mai la posizione precisa dell'ugello. E rileva anche la distanza. Quindi avete un livellamento estraibile, diciamo. Sì. Quando vi serve lo inserite e dopodiché lo estraete. Ed è abbastanza stabile come autolivellamento? Beh sì, quello che viene utilizzato nelle macchine utenti. Perché poi noi siccome facciamo stampaggi di grandi dimensioni, c'è un sistema che abbiamo chiamato flatness, per cui lui rileva le varie asperità che c'ha in piano, poi le asseconda nel primo layer, mano a mano che va sul rilaio che asseconda sempre meno fino ad averlo a 100. Ok, interessante. Abbiamo detto utilizzate una versione del Marlin Kinger modificato. E mi sono sempre chiesto, perché magari uno vorrebbe anche farlo per esempio con un Diamond in cambio colore, mi sono sempre chiesto, ma il Marlin Kimbra come fa nell'STL a sapere che un determinato layer è, che ne so, di un colore X e un secondo di un colore Y? Il Marlin Kimbra non lo sa, è lo slicer che lo... Ok, quindi dovete, come dire, oltre a preparare l'STR, andare nello slicer e istruirlo per poter dire quale delle due teste deve lavorarci. E, sono raffreddate, giusto? Come? Le teste sono raffreddate. Pensavo ci fosse una ventolina un po' più grande. Ah, le teste sono raffreddate, però non vedo... C'è una ventola grande. Ah sì? Dove? Quella che fa tutto questo rumore. Ah, però a ritmi regolari, cioè non è continua. Perché la no, sento no, ma... Noi abbiamo fatto il software completamente. Ok. Slicer e software responsabile. D'accordo. E queste macchine hanno una gestione dinamica nella temperatura. Ok. E con questa gestione dinamica si riescono a fare dei particolari che altrimenti non si riescono a fare. Però, cioè, spinge la macchina, Vedo il tavolo spinge, che... Però il pezzo rimane... il fatto è che la macchina è grande. Ma l'avete ammortizzato in qualche modo? No. Quindi non avete problemi di rollio sulle guide, per esempio? E come mai? Cioè, le guide... Ah, ok, sono lineari. Lineari, quella di... Ok. Le caricate. E vedo anche i giunti che sono belli, belli grandicelli. Perché non avete pensato, siccome mi sembra anche abbastanza utile, vedo che il piatto è di metallo, a un livellare con un sensore induttivo? Forse è quello, perché sono due le teste. Metterne due. Però poi le devo regolare tra di loro. Sì. È un problema. L'altro problema è che quando io vado a cambiare, da me si cambia l'ugello, non porta preciso un ugello con un altro. Devo ricalibrare, che è una cosa difficile, i clienti che lo vogliono noi lo diamo con il sensore induttivo per l'autolivellamento. Però in realtà se uno comincia a avere un po' più una cosa particolare come questa non se ne fa poco. Noi facciamo anche da 900 per 700. Il vetro, per come è costruito, quelle dimensioni lì, da un punto a un altro può sballare anche 3 decimi. Se non si ha quella funzione che noi abbiamo fatto,
potremmo stampare solo con ugelli molto grandi tipo da 08, altrimenti non sarebbe possibile stampare. Stavo pensando, se il piatto è molto grande e quindi magari ha dei problemi di flessione in alcuni punti. No, però lì il vetro proprio che non è. È proprio che non è regolare. E beh, però a questo punto anche la stampa non è regolare. Allora, solamente nella parte sotto, per far aderire, a seconda queste assemblee. Però se io ci faccio un raffo qualcosa, poi quello lo tolgo e questo sotto.